bravi a rimetterla in piedi subito dopo il gol preso e abbiamo preso un secondo gol che non dobbiamo prendere su una ripartenza, su tanti errori messi in serie e una sconfitta che ci lascia l'amaro in bocca ma che non cambia di una virgola il nostro percorso fino a qua. Abbiamo adesso 15 giorni per preparare la partita con l'Alto Casertano al meglio delle nostre possibilità. Sappiamo che è una partita importante per la nostra stagione e cercheremo di farlo così come abbiamo fatto per adesso per tutte le partite che abbiamo giocato. Mister, cosa è successo venerdì a Napolano nell'allenamento? È successo un infortunio, adesso cerchiamo di capire l'entità. Sono cose che purtroppo capitano. Spiace perché per quanto mi riguarda, i giocatori di questa squadra per me non sono solo giocatori, quindi c'è l'infortunio del calciatore e c'è la sofferenza dell'uomo. Per il resto è un giocatore per noi importante, delle partite che aspettiamo l'esito chiaramente, perché l'esito magari ci riserva qualche sorpresa positiva, ce lo auguriamo tutti. Per il resto la squadra ha già fatto quello che doveva fare, sapendo che Giordano è un giocatore che non si può regalare a nessuno. E non certo quindi a noi, però se da quella fine dovessimo fare meno di lui, sono convinto che la squadra ha i valori per riuscire a far pesare il meno possibile questa assenza. Noi siamo venuti a fare la nostra partita, evidentemente per qualcun altro non è stato così e va bene, c'è nessun problema, ci prendiamo tutto quello che ci hanno detto, ci prendiamo tutto quello che ci hanno sentiti dire, va benissimo così, ripeto, non c'è nessun problema, non mi sorprende. E basta, accettiamo la sconfitta. Complimenti al Tolentino, complimenti al loro allenatore. E noi andiamo avanti e tra 15 giorni che scenderemo in campo.